Il settimo giorno consecutivo, giovanissimi dimostranti di sentimenti repubblicani hanno lanciato pietre e bombe al petrolio contro reparti della guarnigione britannica a Londonderry, nell'Irlanda del Nord. Non vi è dubbio, si dice qui a Londra, che le dimostrazioni di Londonderry vadano messe in relazione con il drammatico destino del neodeputato alla Camera dei Comuni Robert Sands, che può morire da un momento all'altro nell'ospedale della prigione inglese di Maze, vicino Belfast, avendo già superato i 50 giorni di digiuno volontario. Appena 26enne, Sands aveva vinto di recente un'elezione supplementare nell'Ulster per il relativo seggio alla Camera, raccogliendo i voti dei cattolico repubblicani e sconfiggendo l'antagonista candidato della comunità protestante lealista, cioè fedele alla corona britannica. Il governo conservatore ha già fatto sapere, per tramite del capogruppo della maggioranza alla Camera, Sir Francis Pym, di rinunciare ad ogni contestazione dell'elezione di Sands, benché si tratti di un detenuto per attività sovversiva nei quadri dell'IRA. La signora Margaret Thatcher, capo del governo in carica, attualmente nel Golfo Persico, ha respinto però la richiesta urgente di un'udienza avanzata da tre deputati del Parlamento di Dublino che si erano recati ieri a Maze per un colloquio con Robert Sands. Uno dei tre deputati, Sheila de Valera, pronipote del fondatore della Repubblica d'Irlanda, ha dichiarato di essere rimasta amaramente delusa del rifiuto della Thatcher. Ha manifestato la speranza che si riesca a trovare una soluzione di onorevole compromesso che consenta a Sands di riprendere cibo. Perché ciò avvenga, dovrebbe essere in qualche modo riconosciuto ai detenuti di Maze, in larga parte appartenenti all'IRA, lo stato giuridico di prigionieri politici. Incidenti con... Dopo i funerali di stamane a Londonderry dei due giovani investiti domenica scorsa da una campagnola della guarnigione britannica nell'Ulster, nei quartieri come Bogside, abitati in prevalenza da cattolici di sentimenti repubblicani, si sono verificati diversi attacchi con lancio di sassi, mattoni e bottiglie piene di petrolio o liquidi corrosivi contro i reparti dell'esercito inglese e della polizia regionale. Nel distretto di Creggan, dove era domiciliato uno dei due giovani uccisi, e nella zona della William Street, autovetture private, furgoni e perfino qualche autobus, dopo essere stati catturati dai giovanissimi dimostranti, sono stati rovesciati ed incendiati, trasformandosi in pratica in barriere fiammeggianti. All'ingresso di Bogside, i dimostranti repubblicani hanno compiuto un'irruzione in un'auto rimessa, ne hanno fatto uscire le autovetture, avviando il motore ed hanno lasciato che cozzassero l'una contro l'altra. Si calcola che oltre 2.000 persone, in maggioranza provenienti da Bogside e da Creggan, abbiano partecipato ai funerali delle due vittime. Si registrano anche incidenti a Dunmurry, vicino Belfast. Si tratta della borgata di origine del 26enne neodeputato alla Camera dei Comuni Robert Sands, che può morire da un momento all'altro nell'ospedale del carcere di Maze, avendo digiunato volontariamente per ben 53 giorni. Il nunzio apostolico in Irlanda, Monsignor Gaetano Alibrandi, ha espresso la viva preoccupazione del Papa per la sorte di Sands e per la crescente tensione in tutta l'Ulster. Il prelato ha aggiunto che farà visita a Sands se, come spera, le autorità britanniche glielo consentiranno. Sabato. Dalla Repubblica. Anche il Vaticano pronto a intervenire per la scarcerazione di Robert Sands. L'Ulster si prepara alla guerra civile. Gli attivisti repubblicani nell'Irlanda del Nord hanno continuato oggi a manifestare il loro furore contro le autorità britanniche, sia per la morte dei due giovani 19enni travolti a Londonderry da una campagnola della guarnigione domenica scorsa, sia per le gravissime condizioni nelle quali versa il 27enne Robert Sands nell'ospedale del carcere di Maze vicino Belfast. Nella stessa Belfast, nella zona della Falls Road, questo pomeriggio gli attivisti repubblicani hanno catturato e rovesciato un autobus ed hanno lanciato una diecina di bombe al petrolio contro la polizia. Il governo conservatore britannico cerca in effetti di evitare quella che può essere definita la internazionalizzazione del caso Sands. Il ministro competente per gli affari dell'Irlanda del Nord, Humphrey Atkins, ha negato oggi all'ex ministro della giustizia degli Stati Uniti, Ramsay Clark, il permesso di visitare nell'ospedale della prigione di Maze Robert Sands, che è ormai entrato nel 54esimo giorno di digiuno volontario per protesta contro il trattamento carcerario riservato ai 600 detenuti appartenenti all'IRA, l'esercito clandestino repubblicano irlandese anti-britannico.
Fino a questo momento non si sa ancora se il ventilato colloquio fra il primo ministro della Repubblica d'Irlanda Charles Hoggie ed il capo del governo conservatore inglese, la signora Margaret Thatcher, avrà luogo. Si sa soltanto che Hoggie lo sollecita. Bobby Sands, sono forse le ultime ore. Ancora guerra civile? I repubblicani di Belfast hanno inscenato oggi una marcia di solidarietà nei confronti del 27enne Robert Sands, che è entrato nel 57esimo giorno di digiuno volontario nella prigione di Mail. Lo sciopero della fame ha condotto Sands alle soglie della morte. I medici che lo assistono nell'ospedale della prigione gli danno al massimo 72 ore di vita se il digiuno non viene sospeso. Sands ha perduto parzialmente la vista e l'udito, ingerisce soltanto acqua leggermente salata ed i battiti del cuore si sono notevolmente indeboliti. Lo sciopero della fame mira ad ottenere per se stesso e per gli altri 439 militanti dell'IRA, l'esercito clandestino repubblicano irlandese anti-britannico rinchiusi a Mail, lo stato giuridico di prigionieri politici. Il governo conservatore inglese non è disposto a concedere tale stato giuridico, ma bensì solo a migliorare il trattamento carcerario. Viene inoltre giudicata valida la recente elezione di Sands a deputato della Camera dei Comuni per un collegio dell'Ulster nel quale l'elettorato è in larga misura di sentimenti repubblicani. Da un'ora all'altra potrebbero scoppiare nuovi incidenti sia a Belfast e a Londonderry che in altri centri dell'Irlanda del Nord, poiché gli attivisti dell'IRA sono decisi a condurre a fondo quella che hanno definita la battaglia di Mail. I loro nemici giurati, i lealisti, a loro volta, sono pronti a scendere in piazza con le armi in pugno contro i repubblicani, qualora il governo britannico dovesse cedere alle richieste dell'IRA. La vicenda del deputato detenuto che digiuna da 2 mesi. Come una miccia a Belfast, l'agonia di Bobby Sands. Un agente di polizia è rimasto ucciso e 3 feriti gravemente in seguito all'esplosione di un furgone minato nella Belfast occidentale. Gli agenti si erano recati ad ispezionare il furgone che bloccava l'ingresso della Shaw Road nel distretto di Andersonstown, abitato in prevalenza da repubblicani. È lo stesso distretto nel quale ieri si era conclusa la imponente dimostrazione, una marcia di ben 15.000 persone per oltre 6 chilometri, organizzata appunto dai repubblicani. Sembra che aprendo una delle porte del furgone sia detonato il congegno esplosivo. Si teme che questo attentato dinamitardo, al pari dei plichi bomba che sono stati inviati nelle ultime 24 ore a 2 deputati conservatori alla Camera dei Comuni, gli onorevoli Porter e Alexander, costituiscano il preludio di un'offensiva terroristica dell'IRA, l'esercito repubblicano clandestino irlandese anti-britannico. L'offensiva verrebbe sferrata al momento nel quale verrà resa di pubblica ragione la morte del 27enne Robert Sands, il quale digiuna volontariamente ormai da quasi 59 giorni ed è in gravi condizioni nell'ospedale del carcere di Mays vicino Belfast. Sands, che tuttavia fino a questo istante non ha ancora perduto coscienza, ha iniziato lo sciopero della fame per ottenere per sé e per i suoi 439 commilitoni dell'IRA, detenuti a Mays, la qualifica e il trattamento di prigionieri politici. Il governo conservatore inglese non è disposto ad accordare tale qualifica, ma ha fatto sapere ai 2 personaggi più impegnati in un estremo tentativo di distensione, il primo ministro della Repubblica d'Irlanda Hoggie ed il nunzio apostolico a Dublino, Monsignor Ali Brandi, di essere pronto a migliorare da subito il trattamento carcerario a Mays se Sands tornerà a ingerire del cibo. A Dublino si teme però che questa comunicazione giunga troppo tardi a Sands e ai suoi sostenitori all'interno del carcere. Continua la missione dell'inviato del Papa a Belfast. Monsignor John McGee è tornato oggi pomeriggio nel carcere di massima sicurezza di Mays, dove avrebbe avuto un secondo incontro con Bobby Sands, l'esponente dell'IRA e deputato al Parlamento britannico che continua lo sciopero della fame iniziato 60 giorni fa. Finora non sono trapelate indiscrezioni. Non si sa come Sands abbia accolto l'invito di Giovanni Paolo II a por fine al digiuno. Le sue condizioni sono definite estremamente critiche. Monsignor McGee aveva incontrato stamane il ministro per l'Irlanda del Nord, Atkins. Al termine è stato ribadito che il governo britannico non accoglierà le richieste avanzate dai detenuti, sostenendo che le condizioni di vita nella supercarcere sono tra le migliori nel mondo.
Comunque, quando la situazione lo consentirà, potranno essere apportati dei miglioramenti. Questa promessa potrebbe essere la chiave per giungere alla fine dello sciopero della fame di Bobby Sands. Oggi intanto ci sono stati nuovi disordini a Belfast e attentati in altre città dell'Alta. Un soldato è morto e 3 sono rimasti feriti. Zero. Aumenta la tensione. Inutili incursioni inglesi nei quartieri cattolici. Bobby Sands è alla fine. Si consuma la tragedia dell'Ulster. Da Belfast vi parla Franco Biancacci. Bobby Sands, il terrorista dell'IRA, giunto oggi al 63esimo giorno di sciopero della fame nel carcere di Long Cash, venne condannato a morte dai capi militari dell'organizzazione irredentista 2 mesi fa per non aver saputo sfruttare a livello di propaganda il precedente sciopero della fame che venne avviato nelle carceri speciali di Belfast e Londonderry dai terroristi dell'esercito repubblicano irlandese nel dicembre scorso. Bobby Sands si trova nel carcere di Long Cash dal 76, da quando cioè venne arrestato a Belfast perché nella macchina dove viaggiava insieme ad altri 3 giovani fu rinvenuto un revolver. Tutti e 4 vennero condannati a 14 anni di carcere speciale. Ebbene, nel dicembre scorso Robert Sands era stato messo da parte dell'IRA a capo dei prigionieri repubblicani rinchiusi a Long Cash. Lo sciopero della fame che vi fu organizzato allora finì in un nulla di fatto perché alcuni dei detenuti non riuscirono a portarlo avanti e la responsabilità fu addossata a Bobby Sands, che ora sta pagando con la morte il suo sbaglio. E questa è la notizia del giorno. Le sue condizioni continuano a peggiorare, già a molti sembra un miracolo che possa aver resistito sino ad ora, ma d'altra parte è un giovane di 27 anni, robusto, o almeno lo era, che invece di esibirsi in atti di terrorismo avrebbe voluto, come era suo desiderio, conseguire una specializzazione come carrozziere. Gli è andata male o forse ha dovuto fare una scelta obbligata. La sua condanna a morte da parte dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, riflette la volontà di coloro che organizzano la resistenza armata in queste 6 contee dell'Ulster di giungere in fondo allo scontro finale per ottenere l'unificazione di tutta l'Irlanda.